Non cominciare a dire formaggio a un basso pesce, che mi arrabbio, eh. Poi dopo ti sbatti, più la sbatti forte più ti viene la canetta. The sound of love, ragazzi, che è? Guardate se c'è sta olio sulla padella, niente, zero. Se la famo una pasta di quelle che piace a noi, quelle gustose, quelle che c'è tanto condimento, perché a noi ci piace la roba bella condita, bella. Meno pasta ma più condimento. Famo una pasta con alici, melanzane e mentuccia. Buona. Ingredienti: alici fresche, freschissime, poche ma buone. Melanzane, pure queste vanno bene. Bucatino, da quanto tempo vi mangiate il bucatino? Cipollotto, aglio, peperoncino. Chi è? Guarda qua, a mentuccia. E poi l'olio buono. Prima cosa, dobbiamo pensare alle melanzane. Guardate qua, io faccio prima, vedi, dei fettone così. Belle fettone, bell'ignorantone. Chi è? Ecco qua. Con tutta la buccia, mi piace la buccia, mi piace la buccia, quindi anche più colore. Taglio a listarelle. Una volta tagliate le listarelle, andiamo subito di seguito, così, dadini, mi siedono infilata per tutto. Cioè, presente quando, come i coriandoli, devono essere tipo i coriandoli, mi siedono infilata ovunque, io quando torni a casa, ammazza, ma dove sono stato? Con i coriandoli addosso, uguale. Immaginate, entra il bucatino, si deve tutto mischiare. Ecco qua, belle, così. Mo, fammo come fa mamma a casa. Scolapasta, ok, ciotola sotto, mamma fa così. Mette melanzane, ci butta un po' di sale, così, ecco qua, dai una bella mischiatella, così, e le lasci un pochetto che perdono un po' di acqua e, come dice mamma, un po' d'amaro. Nel frattempo non stai con le mani in mano, sempre, in cucina sempre. Mi ricordo delle volte che stavo, che ne so, mi capitava di stare così in cucina e incrociavo così la gamba. A un certo punto veniva sempre lo chef e faceva così, da te dietro, tu tu tu, e mi faceva cascare. In cucina non si sta mai fermi, bisogna sempre lavorare, sempre qualcosa ci abbiamo da fare. Quindi, aglio, ci puliamo l'aglio, ce lo prepariamo già. Questo, bello spicchio, vero, pulito. Senti come profuma, senti. Mamma mia. Poi, cipollotto, mettiamocelo abbondante, tagliamo la parte della radice e poi sottilmente mettilo. Questa è una pasta che ti puoi fare la sera, che ti puoi fare il sabato a pranzo, capito? Che hai fatto, ti sei allenato un pochetto, hai fatto un po' di sport, ti senti libero, non devi parlare con nessuno, anzi puoi stare a casa tua da solo, quindi vuoi fare drago a casa tua con l'aglio e la cipolla, puoi farlo tranquillamente. Il dragone, vai. Taglio anche un po' il verde, che mi ci piace, così. Sono passati circa 20 minuti, allora, qua, le mettiamo qua. Vedete? Un po' di sale è cascato. Quindi attenzione col sale, poi assaggeremo. Dammi una bella asciugata, così, con un bel panno pulito, mi raccomando. E appena l'olio è caldo, gli tuffiamo dentro l'olio bello, extravergine, guarda qua il colore, guarda, extravergine. Tu ti mangi a te, non lo devi fare per l'altri, quindi devi usare la roba buona. Gli oli di semi, io anch'io li uso, però è sempre, sono oli che vengono estratti chimicamente, con dei solventi, quindi evitiamo. Ah, vedi questa? Questa c'ha soltanto una sfortuna, che si chiama Alice, perché è tanto buona. Ma è buona, buona, buona. E purtroppo noi se famo ingannà, ci piace più quella che ci riempie la bocca, no? Orata, spigola, tutti sti bei rombo, il turbo. Oh, te stai a mangiare il pollo d'allevamento fatto in acqua, in mare. Te vuoi mangiare una cosa selvaggia come questa, ricca d'omega 3, che sta vive, tranquilla, serena, passeggia, che passeggia per modo di dire, questa notte in mezzo al mare, e poi viene qui, soprattutto per le acciughe, viene fatta una pesca che è sostenibile, perché vengono fatte quei cencioli, conosci i cencioli? Calano le barchette, mettono la rete e non rovinano niente, non rovinano il fondale, non rovinano niente, quindi te devi mangiare alici, omega 3, quindi niente più pasticche, pesce che pochissimo mercurio perché è piccolo piccolo e poi è sostenibile, hai capito? Freschezza dall'alice, la devi pulire, queste qua già sono pulite, me la pulita la mia pescheria di fiducia, Maria. Tiro la testa, così, levo tutto l'interiore, vedete, vengono appresso, non fate schifettosi, devi toccare la roba, se non ti riesci mai a capire se è fresca o no. Poi, didino, il pollicione, tiri qua, bello, così, guarda, apri,
Vedi che sono belle grasse? Questo è lattume, non so uova, sono lattume. Questo era il maschietto. Poi prendi la spina, la tiri, ok? E guarda, rimane la ciccetta attaccata, ma chissà perché, perché è fresca. Quando la lisca viene tutta quanta pronta, pulita, senza ciccetta attaccata, ti hanno dato una licetta un po' vecchiotta. La lice va mangiata fresca, fresca. Se è fresca, fai un'esperienza orgasmica. Se è una cosa un po' vecchiotta, ha un sapore un po' amaretto. Vedete, ammazza, queste sono uova. Vedete, sono le uova queste. Questo adesso è il momento che vanno anche in riproduzione, quindi adesso fra un po' ci sarà anche il fermo della pesca. Queste sono pulite con le mani mie, lo devi fare pure te. Te ne pulisci due o tre, l'altra le fai pure a pescivendolo, però così capisci se quello ti dà le cose buone o cattive. Ah, che famo, ancora non è buono, ancora non va. Piano, 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 piano. Allora, questo qua è un errore. È bene che lo vedete. Quando non frigge, non va subito, non frigge subito, che succede? Questa qua fa la spugnetta, si assorbe tutto. Quindi la spugnetta che ci avete dentro la doccia, dentro la vasca, è come questa qua, come sta melanzana. Assorbe tutto l'olio, quindi bisogna farla andare in temperatura bene. 170, 180 gradi, non oltre. Così per friggerlo meglio. Quindi questo vi rende conto che qui è un errore, ho sbagliato, ho buttato frettolosamente una cosa che ancora l'olio non era caldo sufficientemente. Meglio di così? Piccole, adesso queste quasi un po' si asciugheranno, diventeranno più piccole, un po' si restringono queste, no? E le facciamo colorare bene. E perché ho detto l'olio d'oliva? Perché queste qua un po' assorbiranno l'olio, ma in conto ti assorbe l'olio dei semi, in conto ti assorbe, scusate, l'olio extravergine d'oliva. Date pure. Guardate, se volete una strizzata, guardate. E io farei così, già le profumi un pochetto, con questa, un po' di mentuccia qua dentro, vai. Allora, già ve l'ho fatto vedere parecchie volte, sui terrazzi di Roma ci sta, la mentuccia c'è sempre. Si pianta sempre, tante volte esce pure spontanea perché è un qualcosa che Roma non può far meno di mentuccia, perché noi la mettiamo dentro le carciofi alla romana, è particolare. Viene chiamata in altri posti d'Italia nepitella, ve lo ricordo ancora, però se avete problemi a trovare sta nepitella, sta mentuccia, facciamo un mix basilico e menta fresca, fate questo mix, viene lo stesso buono, ok? Così, non le stracuocete troppo, mettete qua e scolate l'olio in eccesso, mi raccomando, fatele scolare, non esageriamo. Io, sapete, l'olio le consumo più io che in carro armato, però bisogna stare attenti, non esageriamo. Guarda, così, non mi serve tutto questo olio, però questo me lo tengo perché, avete visto, non ha, come posso dire, non ha fatto la schiuma. Quando l'olio fa la schiuma significa che è arrivato, quindi è esausto e non lo possiamo più utilizzare, ma questo lo posso utilizzare per fare un'altra frittura di qualsiasi tipo, la metto qua in un barattoletto, la filtro e la posso riutilizzare. Cipolla bella, abbondante, uno spicchietto d'aglio, sempre come piace a noi, grattugiato così. Questo sempre per quelli non amanti dell'aglio, potete metterlo intero e poi lo togliete, nessuno vi obbliga a fare niente. Io che voi mi obbligate a fare qualcosa? No, l'importante è che fate le cose che vi piacciono a voi. Bucatino, 6 minuti di cottura, vai, vado, 1, 2, via. Peperoncino, guarda che sono belli, queste cose sono proprio roba nostra italiana, quella proprio dai contadini, pizzicano, Tiè, così, vai. Guarda che bello, tiè. Poi mentuccia, bello, tiè. Guarda così. Quindi abbiamo 6 minuti, noi li tireremo fuori a 5 minuti. Acqua, vai così. C'è un profumo che è inebriante, ma tu dici Alice quando ce ne metti? E aspetta, aspetta un secondo. Non avere fretta, chi è? Non avere fretta. E anzi, a proposito, devo dire una cosa. Iscriviti al canale e dagli. Stai là, stai a vedere qua, ce n'è proprio là. Cioè su qui, sul lato sinistro mio. Spingi là, iscriviti, perfetto. Poi se vuoi, che non ti disturba, il campanellino, così ti dico, guarda, è arrivato. Se tu lo vedi, vedi il video, va bene? Chi è? Guarda qua. Duetti d'Alici,
belle, gli diamo una godina pure. Guarda che belle, così. Te sta a venire voglia, da quant'è che te le mangi? Perché te vergogni, no? Da amici, no? Ah, mi sono mangiato la lice, se esci da casa e ti dice che ti sei mangiato la lice, ti guardo tutti quanti ammazza. Che morto di fame, si mangia la lice. A noi ci piacciono, a noi ci piacciono, tiè, guarda qua. È un piatto strasemplice, che ci vuole a farlo? Alici, mentuccia, e la cipollotto, e un po' d'aglio, che ce l'hai, dai, giusto alici fresche che mancano a casa. E il vasetto di mentuccia lo devi comprare, eh? Mescolatina. E mo buttiamo la pasta, guarda, subito. Dura, eh? Selvaggia. Ribelle. Vieni qua, cattivona. Cosa sono passati 4 minuti, mi sa tanto, almeno 6. Goccetto d'acqua. Vai. Mo, melanzane pure ci metto dentro, guarda. Tiè. Guarda che colori, che bello. Pure senza pomodoro, tiè. Mamma mia, mo si sciolgono tutte quante le alicette e vanno a fare quella cremetta che ci piace tanto. Oh, la cremetta devi fare una cosa, è solo un gioco, è in gioco un'alchimia tra l'amido della pasta e il grasso, l'olio extravergine in questo caso. Più, poi tu lo devi sbattere, più la sbatti forte più ti viene la cremetta. Però adesso non la tocca troppo, perché si deve cuocere, si deve un po', capito, assestare. Ogni tanto ed è così, l'arrotondi, capito? L'allisci, gli dai una coccola. E qua. Ah, senti? Aspetta, un altro pochetto. Non è tanto bagnata, guarda. Questa è una pasta industriale, oggi c'è un bucatino industriale, quindi anche se tu la cucini bene, puoi lo stesso ugualmente raggiungere la cremetta. Quindi però devi saperla fare. Guarda, guarda che bella, chi è? Poi adesso spengi tutto, spengi. Ma tu mi dirai, no, non mi fa ste cavolate, te voglio fa. Te voglio fare un attimo, io ho un pezzetto, se ce l'hai, se te la trovi a casa, un pezzetto di ricotta salata, chi è? Così. Non cominciare a dire il formaggio non va sul pesce, che mi arrabbio, eh? Pensate alla tiella riso e cozze, pensate a sti piatti veramente che esistono da sempre. Chi è? Guarda che roba. Chi è? The Sound of Love, ragazzi, chi è? Guarda che bella, chi è? Guarda che pasta. Bella, mamma mia, fammi un po' assaggiare. Sai, perfetto, mazza dovizia. Bevo se qualcosa però. Chi è? Un goccetto non filtrato, vino bianco, piatto bianco, ok? Questo è proprio da basico, basico. Mo, impiattiamo. Tiè, guarda qua che roba. Mamma mia ragazzi, spettacolo, guarda che crema, guarda che crema, aspetta un secondo, devo mettere tutti questi zuccheretti d'orzo, yeah. Yeah, guarda qua che spettacolo, vieni. Yeah. Ok, perfetto, così. Poi, non la vuoi un po' annaffiare, con un po' di coreografia, olio, yeah. E fate sta passeggiata, vai. Ma assaggiamo però, eh. Bene. Guarda, guarda che bella, guarda, guarda, ho usato l'olio, ho fritto le melanzane, guardate se ci sta olio sulla padella, niente, zero. Avete visto che ho fatto, eh? Guarda, vedi come fare il bucatino, è traditore, come diceva Alberto Sordi. Buono, buono, semplice, e con due spicci mangiamo il pesce, alla faccia di tutti, dai, alla nostra. Ma che vuoi di più?